Ciao, buonasera. Vediamo se si sente. Ciao a tutti. Buonasera, buonasera. Sono un po' mi sento un po' principessina con questo cappuccio. <ride> Qualcuno che mi dica se si sente bene. Se si vede bene. Come va? Nessuno mi scrive. Ciao Licia, Laura. Ciao Giulia. Mariana, Mal Melania, Ilaria. Ciao Oriana, ciao ciao Stifi. si sente bene, sei bellissimo. Sì, perfetto. Bene, bene. Allora, oggi parleremo di un argomento che mi hanno chiesto la settimana scorsa, due o tre, avevo detto sì, potevamo parlare dell'effetto della violenza, dell'autoritarismo, no? Si sente e vede benissimo. Bene, bene, sono contenta che siete qua, ragazzi. Per me è veramente questa finestrina qua è come sentirvi vicinissimo e poter trasmettere un pochettino, no? informazione per seminare qualcosina dentro di voi per cambiare il mondo sabe? È vero Steffi che noi dobbiamo cambiare il mondo <ride> non c'è Elisabetta ho visto che c'è Oriana ciao susi eh, e ecco parleremo dell'autoritarismo e la della violenza ok eh, e l'approccio che io darò oggi pomeriggio sicuramente un approccio nettamente emotivo quindi <ride> Eh, seguo un po' mh, quello che sono i, i, il credo che ha creato laura goodman sapete che è lei è la mia ispirazione <ride> chi non la conosce vi invito a leggere l'unico libro che è in italiano eh, e niente parleremo dell'autoritarismo e la violenza e l'educazione che effetto hanno sui bambini Par partiamo dal punto che l'autoritarismo che cosa è sapete che cosa è l'autoritarismo è un sistema dove il più forte prevale sul più debole. Quindi c'è una differenza. Io vedo te di su, ok? Io comando, decido e penso per, per te e per tutti quanti, ok? Questo viene sicuramente di un sistema patriarcale. Sapete che eh, <coughs> la parola patriarcale viene di pat patrimonio, quindi è un sistema patriarcale che nasce Sicuramente all'inizio, eh, come il potere dell'uomo, perché era quello che era il capo della famiglia, allora doveva creare un, aveva un patrimonio economico, e allora il, il, il sistema patriarcale nasce nel momento in cui l'uomo, capo della famiglia, crea una famiglia. Scusate il gioco di parole, per lasciare il suo patrimonio. Okay? Ma questo, piano piano, si è un po' smontato, ma il sistema patriarcale comunque continua perché si parla sempre dell'autoritarismo, dell e il patriarcato è autoritario, un sistema autoritario, dove il più debole sotto, non è sottomesso, e il più forte comanda, e produce paura per essere ascoltato e obbedito. Quindi questa è la differenza dell'autoritarismo con quello che è l'autorevolezza. Io produco, Devo produrre paura in persona perché così io mi sento forte, no? E questo è un gesto molto violento. La violenza che cosa è, basicamente? Okay. Mettiamo in chiaro che la violenza è molto proporzionale in base alla consapevolezza di ogni persona. Okay. Se io sono cresciuta in un ambiente eh? Mm? Eh, dove è, normal è normale le urla, le sculacciate o anche le botte, è difficile per me poter vedere una sculacciata o una botta come violenta, perché dentro di me questo è normale. Quindi ricordiamo che la violenza non ha un estandare, cioè, cioè sappiamo che dovrebbe essere vietata, che non dovrebbe esistere, però purtroppo il livello va in base a quello che la persona è capace di riconoscere come violento. Quindi, per quello che è di fronte a situazioni dove le persone continuano a difendere la sculacciata, okay? Continuano a difendere il ciaffone, ciaffone no? eh, La botta o la punizione, eh, è difficile de portare a quella persona a vedere che quello è violenza, perché se l'hanno subito. E automaticamente il, il meccanismo, scusate il termine inventato, meccanismo emotivo mh, va a giustificare questo gesto come normale, io lo naturalizza. Non so se rendo l'idea, ok? Ma da dove nasce la violenza? Secondo Laura Goodman, la violenza nasce. Dei vuoti emotivo che abbiamo vissuto, dei bambini, e che con, con la nostra rabbia, con la nostra potenza, con il nostro bisogno di incutere paura negli altri, io penso che vado a riempire quello che mi manca. Quindi, solitamente, noi siamo cresciuti, no? Noi siamo adulti, diciamo, siamo bambini vuoti in corpo di adulti. Quando noi eravamo bambini, abbiamo subito violenza tutti, assolutamente tutti tutti, ok? Perché ci sono due tipi di violenza, la violenza visibile e la violenza, la violenza in, sono ancora emozionata, sapete che io ai primi dieci minuti della diretta faccio un po' fatica a prendere il via, no? E la violenza invisibile. La violenza vi, visibile è quella che si vede, quindi tu, è più riconoscibile perché alla fine... Tu riesci a vedere che il papà le dà uno schiaffo al bambino o la mamma prende a cinghiata il, il, il piccolo o il marito picchia la donna o la donna picchia il cagnolino. Ok? Quindi tu dici: Vabbè, questa è violenza, no? E ancora la gente pensa che l'unica violenza che esiste nell'educazione, no? Nel, nella famiglia, è questa, ma in realtà la violenza è anche ignorare un bambino. La violenza è lasciare piangere un bambino, la violenza è punire, la violenza è umiliare, la violenza è non coprire il bisogno dei bambini, la violenza è sicuramente pretendere che il bambino si adatta al mondo dell'adulto, la violenza è mortificare il bambino per raggiungere i nostri obiettivi, la violenza è offrire premi okay, per, eh, raggiungere il nostro, per fare quello che noi vogliamo nei bambini, la violenza è non ascoltare il bambino. Quindi, questa violenza invisibile fa dei danni esattamente uguali come prendere a ceffone tutti i giorni un altro bambino. Cioè, se tu mi metti un bambino che viene punito tutti i giorni, non viene mai picchiato, non viene mai toccato, non viene mai esculacciato. Però un bambino che viene mortificato, che viene magari anche protetto. no, no, no toccare, no fare, vedi, sei incapace, vedi cosa hai fatto, vedi perché, fai, vedi perché lo devo fare io, tutto questo è violenza. Tutto questo è violenza perché noi non sappiamo gestire le nostre emozioni. Non sappiamo gestire le nostre emozioni perché? Perché fondamentalmente non sappiamo neanche chi siamo. Quindi la violenza potrà sparire nella nostra no, famiglia, nella nostra società, nel momento in cui prendiamo consapevolezza che quando io reagisco in modo violento, okay, è perché io sto cercando che il mio bambino dentro un corpo di adulto... Cerca di riempire il suo vuoto, no? Io, come faccio io? Co co perché diventa una persona violenta, no? Partiamo dall'inizio, ok? Perché un bambino a scuola è violento con il suo amichetto? Io non ho mai picchiato, non capisco. Non capisco perché un bambino grande, mettiamo un bambino già dei sette anni, non parliamo di quelli di due o tre anni che comunque picchiano perché è un modo di comunicare, ok? Mordono, picchiano perché sappiamo che hanno il cervellino rettiliano, ma un bambino di sette o otto anni che già è nella scuola elementare che ha un linguaggio sviluppato, perché picchia l'altro bambino? Perché va a essere aggressivo in confronto dei suoi compagni. E questo è il sintomo, cioè, quando a me dispiace moltissimo la situazione nella scuola perché quando le maestre sono mortificate perché il bambino non riescono a gestire un bambino che è violento in classe, a me dispiace dire a volte alle famiglie che ho in consulenza è che il bambino porta a scuola il sintomo di quello che vive a casa. Le tante mi dicono: Ma io non ho mai picchiato mio figlio, non ho mai sfiorato, no? Però magari viene punito, ma la cosa peggiore è che viene ignorato. Okay. Che succede? Allora partiamo da noi, c'è il bambino piccolino. Nasce, no? come sempre dico, di questa pancia, di questo utero perfetto, caro, caldo, morbido. Non ho mai sentito fame, non ho mai sentito freddo, non ho sentito mai lontano dalla mamma, io ho sentito sempre che lei mi dondolava nel suo corpo. No? Viene fuori di questo mondo perfetto, che è l'utero, ok? Viene fuori e si trova un mondo violento perché viene lasciato piangere, perché viene lasciato magari aspettare dieci minuti che ti preparo. Magari la pappa, okay, che ci sta, per carità non sto dicendo che, che, no, che, che è quasi impossibile a volte questa cosa, viene lasciato lì, ok? Ma se questo si continua a perpetuare, questo non vuol dire che quando lasciamo un bambino piangere una volta perché hai dovuto cambiare la sorellina o perché ti sei fatto la cacca addosso e non potevi andare a, a, a cudirlo, non vuol dire che il bambino si è e diventa un bambino violento, perché è capitato anche a me, ok? Però ricordiamo che i trauma vengono dopo giorni, settimana, mesi, anni di maltrattamento, di, 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 di violenza, anche invisibile. Okay? Questo sempre lo dico nel family training. Quindi chi, chi è del family training <ride> e, e, sa che e, sa, sa benissimo di che cosa sto parlando. Quindi La violenza allora nasce nel momento in cui io non mi sento ascoltato, io non mi sento protetto, io non mi sento... Coperto perché noi nasciamo, no? Come esseri umani siamo quindi degli altri, quindi dipendiamo dagli altri. Dipendiamo dagli altri. Ecco adesso me ne cavolo perché quando io inizio a leggere dei posti, delle informazioni che gira dicendo che il bambino si deve abituare a stare senza di te, ok? E stiamo creando violenza, ragazzi, perché il bambino nasce cercando questa cosa qua, è il suo istinto è cercare la presenza di un'altra persona che copra. Okay? che copre i suoi bisogni, non è che ti stanno manipolando. Ok, andiamo avanti. Quindi il bambino nasce e magari viene lasciato piangere, magari viene lasciato un po' aspetta e stai fermo, non ti muovere, non, non viene lasciato esplorare. Non viene... E il bambino si inizia a sentire frustrato, okay? Questa frustrazione sale, 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 si immagazzina, si immagazzina, si immagazzina. Ok, quindi le urle o magari anche il sorriso. No, perché io ho delle situazioni dove le mamme sono veramente dolce, ma non riescono a connettere con i bisogni dei bambini. Okay? Quindi questa frustrazione sale e quindi troviamo il bambino di 6-7 anni che picchia. Okay? E, e L'ambiente teso in casa, situazioni dove non si parla con la verità, abbiamo parlato della verità la settimana scorsa. Okay? Dove un bambino crede che è colpevole di tutto, okay? porta a una costante frustrazione. E questo crea violenza. Quindi quando io vado fuori di casa, io sono così, ah, con le unghie così, pronto a attaccare, pronto a difendermi. Perché quello che non me lo danno, io lo devo prendere. Tu non mi dai attenzione, chiedo attenzione alla maestra. Tu non mi dai carezza, cerco attenzione, ok? È mio, del mio amico. E il mio amico gioca con un altro e io mi sento spiazzato, proprio messo da parte, come a casa. Quindi tutto questo è violenza, tutto, pretendere che un bambino si adatta al mondo dell'adulto è violenza pura ragazzi, pretendere che il bambino debba co comportarsi come dico io perché così io sono tranquilla con la mia pace, cioè io sono in pace, così io non fatigo a gestire le mie emozioni, è violenza perché io sto portando, il, ecco adesso parliamo dell'effetto, sto portando il bambino, a creare dentro di sé il concetto de che così come sei sei sbagliato tu devi adattarti agli altri tu devi essere un altro ok porta anche problemi di autostima, perché va collegato a questo no non mi piace come sei quando sei troppo vivace mi dai fastidio quindi adesso ti devi calmare quando fai così mi mandi giù di testa non ti te sopporto ma io non, non ho sfiorato mio figlio ok non ti sopporto così, sei insopportabile, sei sempre il solito casinista, non ascolti mai. No, non ti voglio vedere, vai via di qua. Sei incompetente, sei, sei incapace, non sei mai capace di fare nulla. Ti chiedo una cosa la fai sempre male. Questo è violenza, ragazzi. Questo va a attaccare l'autostima, va a attaccare l'autostima, va a aumentare la frustrazione e va... A creare nella persona il bisogno di farlo con gli altri perché il messaggio che arriva è che io devo essere sottomessa alla violenza di mia madre, di mio padre o del mio adulto. Di riferimento, quindi io imparo che il più debole se possono maltrattare. E quindi il bambino arriva a scuola e trova il ragazzino più debole, e cosa faccio io? Lo sottometto perché è l'unica cosa che io so fare. Quindi io vorrei parlare oggi della violenza invisibile, perché di quella visibile più o meno, diciamo, che siamo capaci tutti di riconoscere. Che piano pianino sta diventando illegale, ok? Ricordate che anche voi potete interrompere un genitore in piazza che sta picchiando un bambino, il bambino ha il diritto di essere difeso. Per altri adulti sì, lo stanno menando, ok? Ma di quella evidentemente noi non riusciamo a riconoscerla. Ma quella che mi preoccupa è quella invisibile. A volte ci sono situazioni dove il bambino inciampa, no? un po' imbranato, c'è il mio bambino imbranato, c'è il bambino imbranato, c'è il mio bambino imbranato, ma questo bambino è cresciuto, ok? mai, mai toccato, ma mai lasciato libero d'esplorare, questo è violenza. Non permettere che il bambino sia se stesso quindi adesso diranno: Oh mamma mia, ma cosa sta dicendo Rossi Claire? Sapete che a me mi chiamano l'estremista, perché io so che mi arrivano anche dei messaggi, ma te sei estremista, stai cercando di non so che cosa. Ma... Quando tu blocchi un bambino, e il bambino semplicemente sì: magari non ti ascolta una volta, ti ascolta il tre, ti ascolta il quattro. Arriva un momento che lui deve fare comunque qualcosa. Se non lo fa di qua, lo fa di là. E quindi io non posso, io adulto non posso pretendere che sia il mio bambino a riempire il mio, la mia, come si può dire, il mio contenitore eh, di vuoto, perché tutto è tutta una cadena. Allora, il nostro genitore, tutti i tutti ragazzi, a me qua, quando mi dicono no, ma io no, tutti abbiamo sofferto comunque violenza invisibile. La nostra frustrazione, la nostra incapacità di gestire le emozioni, la nostra eh, debolezza, la nostra insicurezza. Tutto questo... È l'effetto della violenza, l'obesità, l'anoressia, l'alcolismo, la droga. Io posso riassumere la violenza in una sola parola: il disamore. Quindi andiamo a creare bah, problema di autostima, di fiducia, di connessione interpersonale, perché il bambino farà fatica a connettersi con gli altri, ok? Andiamo a parlare del desprezzo che cresce. Nel confronto del proprio genitore perché poi noi possiamo usare anche la violenza verbale quella invisibile ok neanche verbale quella invisibile perché a volte ignorando il bambino vai da là che non ti voglio vedere niente, non ti voglio vedere più e allora magari passi 3 4 ore che non le parli forse diventi proprio invisibile per il bambino e il bambino mamma questa è violenza ok quindi Dobbiamo partire da questo punto, okay? che mh, giustamente, come sempre dico, non arriveremo mai a tutto, okay? però dobbiamo pensare in che ogni gesto che noi facciamo nel confronto del bambino, ignorando i suoi bisogni, basicamente lo chiudiamo così, okay? il bambino lo percepisce come un non meritevole di amore e questo crea violenza. Questa là è il seme della violenza. Più o meno, non so, si sì, rende chiara l'idea, ok? Io ho ricevuto... Ah, adesso ci sono i messaggi bellissimi. Io ho ricevuto violenza psicologica e fisica perché la mia educazione non è violenta. Perché la mia educazione non è violenta? Però mi rendo conto di essere più insuffrente quando sono presente altre persone. Non capisco, Laura, scusami. Buongiorno, iniziato a dire, ho detto che è l'unico libro che ha scritto in italiano. Che cosa? Non ho capito. Aspetta, eh, sapete che io non capisco mai niente, i messaggi. Mi auguro che sempre più persone aprano gli occhi. Ecco, che aprano gli occhi perché purtroppo la violenza va in proporzione alla consapevolezza di ogni persona. Quindi se io continuo a pensare che i miei mi hanno riempito di botta, ma non è stato violento perché io le meritevo. E questa, è la cosa, questa è la frase più triste. Io la meritavo. Io meritavo quella violenza, perché ero tremendo. Ero veramente, mia mamma non mi ha messo poverina mia madre, io ero tremendo. Ma la gente non sa che il bambino diventa tremendo perché non viene visto. La gente non sa che il bambino fa di tutto e di più per farti notare che io ci sono, mamma ma tu non continua a guardarmi o papà? Okay? Quindi il bambino non è che diventa, non è che nasce dalla pancia tremendo, tiriamo via questo pensiero della testa, non è che il bambino nasce già, ah è tremendo, è che io lo sapevo nella pancia, pum 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 mi dava già il calcio, avevo capito che questo qua sarebbe stato un demonio, cioè, quando io sento questo io dico ma il bambino nasce amorevole, capace di dare amore, questo non è una cosa che mi sto inventando, e l'essere umano nasce per produrre amore, perché i bambini sono così morbidosso, pr profumati, con questi occhi così, con questi guancioni, i bambini sono disegnati per creare amore nella persona, per, per far muovere l'amore. Tutti i cuccioli, tutti i cuccioli dei mammiferi nascono così. Tu vedi un piccolo coccodrillo: Ma quanto è carino questo coccodrillo! Carino, carino, carino. Un porco spino così piccolino. Ma quanto è carino questo porco? Anche se te, lo tocchi ti fa male, magari lo vedi grande e il coccodrillone non ti fa più effetto. Ma quando tu vedi un neonato, quando tu vedi un bambino di otto mesi, o un bambino di due anni, tre anni, con questi occhi che ti guardano così, cioè noi. Cioè siamo disegnati per amare, e il bambino è disegnato per amare il suo genitore. Quindi tutto quello che succede in mezzo, tutto quello che viene, come se puoi dire, diciamo, distrutto o contaminato è perché noi non ci siamo sentiti amati, non so se si rende l'idea. Quindi io mi sento vuoto, io devo richiamare, io devo riempire questo contenuto a qualsiasi cosa, anche se in modo disfunzionale perché abbiamo un comando interiore, che è stare con gli altri e sentirci visti per gli altri. Cioè io devo sentirmi, noi siamo mammiferi sociali, altri altriciali, dobbiamo stare con gli altri, Che io dependo degli altri. Okay? Quindi sappiamo che da soli muriamo, non sopravviviamo. E questa è una delle cose che le persone... Dimenticano quando bambini piccoli. Dobbiamo farlo camminare, dobbiamo farlo dormire da solo, dobbiamo farlo mangiare da solo, deve vestirsi da solo. Devi farsi la doccia da solo, devi lavarsi i denti da solo, tutto da solo. Questa fretta, questa fretta, questa fretta. Questo, tutto questo è violenza. Noi dobbiamo andare al ritmo del bambino. Io lo posso guidare. Vuoi provare a lavarti i denti da solo? Ma, ma i denti, no, non è un esempio che c'entra, perché i denti siamo noi responsabili della igiene bucale del nostro bambino fino a 11-12 anni. Fino a che tu non dai un coltello in mano a tuo figlio, tu deve essere star, tu, tu devi stare attenta a lavare i denti. Tuo figlio, che il suo figlio, no, una volta se lava i denti lui e la sera lo lava in tu, ok? Perché questo è una cosa. Però vuoi provare oggi a metterti le scarpe da sola? No, mamma, le metti tu. Al giorno dopo, dai, proviamo a metterci le scarpe, dai, provi anche tu, dai, provo anche io, dai. Te, sì, mamma no, no, me le ho messe, al giorno dopo non se lo metterà perché non c'ha voglia, perché vanno avanti e indietro, perché un giorno vorranno essere grandi, un altro giorno devono essere piccoli. No, ma la gente dice, ma no, te le devi mettere ormai? Sei grande, no, sei grande, di dove dice che il bambino è grande? Cioè, anche io sono piccola, no? Ci cioè, sono persone più grandi di me, io ho 43, eh, le persone che hanno 50 anni sono più grandi di me, quindi io non sono grande. Quindi, e bambini questa cosa sei grande, e quindi questa cosa porta comunque in noi una sorta di violenza. Basta, non te lo faccio più, basta, quante volte ti devo dire lavarti i denti, basta, devi andare a farti la doccia, non te lo ripeto più, mi stai stancando questa cosa. Ah! Perché quando noi diventiamo genitore, purtroppo... Purtroppo dobbiamo occuparci interamente di riempire i bisogni e i contenitori dei nostri bambini, ma purtroppo i nostri contenitori sono vuoti. E allora quando io ho il contenitore vuoto, e qua ci vuole molta consapevolezza, allora io devo sbolognarmi del bambino, perché non me posso occupare di una persona h 24 se... Perché io a me adesso chi mi dà? E questo è un lavoro difficilissimo perché tutti ci abbiamo contenuto vuoti. E allora quando io ho questa fatica, no? e allora mi frustro, e allora tutto si trasforma in urla e in sopportazione. Il bambino respira questa cosa, e il bambino lo porta a scuola, e a scuola lo fa con l'amico. Tutto questo è una catena, ragazzi, che se può riassumere un'altra volta è in disamore è in mancanza di connessione. Quindi siamo adulti, no? siamo personcine in corpo di adulti, ma piccole piccole così, con dei vuoti, con delle mancanze che ci portano a essere violente in ogni gesto, perché la violenza è quello, è il diritto, quello che crediamo. Io sono violento perché io ho il diritto di chiedere quello che mi manca. E quindi quando io se lo dico a mio figlio che ha 2, 3, 4 anni, il bambino non capisce. E quindi obbedisce, sì, ragazzi, se parliamo di far fare al bambino tutto quello che noi vogliamo, usate l'autoritarismo, purché funziona la grande. Ecco, volevo arrivare anche a questo. Io creo paura nel bambino, è normale che lo fa. Mica stupido, se tu le urli o le dai una, una botta, è normale che ti obbedisce. Ma tu stai crepando quest'anima dentro. Stai crepando? Okay? E, e ecco, ci sono tante conseguenze. Poi il bambino cresce e si abitua che deve fare quello che dicono gli altri, perché non sviluppa un criterio proprio, e si abitua che sono gli altri che possono decidere su di de lui. Allora, quando ha 14 anni si fuma il canone, allora ti dice: Ma però i miei amici l'hanno fatto, ma tu non, con la, tu non pensi con la tua testa? No, non ce l'abbiamo permesso pensare con la sua testa di quando era piccolino, perché abbiamo usato l'autoritarismo, perché io ho creato un meccanismo dove ho sempre fatto sentire paura a mio figlio per obbedirmi. E ora allora magari fa qualcosa e te ne nasconde, perché no, no? Quando cresce, mica è... mica è stupido, no? Se tu lo punisci, se tu lo umili ogni volta che è piccolo, perché poi il bambino quando è piccolo viene umiliato, Viene punito per cosa da bambini. Io sempre dico questa cosa: cosa è così grave che fa un bambino di 5 anni per punirlo? E allora dice: adesso che ho 14, non se lo racconto con il cacchio, che se lo racconto perché tanto verrò umiliato, verrò punito. E allora perdiamo la comunicazione, perdiamo il, lega il legame, perdiamo la, il, il, il vincolo, come si dice in spagnolo. Perdiamo quello che ci ha unito, cioè quell'amore prezioso che noi sentiamo, perché poi il problema è questo: che i genitori sentiamo amare follemente a questi bambini. Ma il problema, ragazzi, è che per poter amare un figlio, che questa è una cosa durissima, e il bambino si deve sentire amato, non è mi basta, a me non mi basta dire io amo mio figlio, ma siamo sicuri che lui si sente amato? o lui deve sentire che io lo amo perché lo dico, ma intanto lo punisco, lo umilio, lo tratto male, lo ignoro, le do il tavolo tutto il pomeriggio così non mi rompe le scatole. Il bambino, siamo sicuri che il bambino si sente amato? Questa è violenza, ragazzi. E allora il bambino mi picchia a scuola, l'amighetto, il vicino del, del banco, il bambino è distratto, il bambino non ascolta, il bambino non vuole fare niente di quello che dice la maestra, il bambino non si muove, non sta fermo. Cioè, è il sintomo che va fuori di casa. Poi, logicamente, i bambini fanno il corso da bambini, però attenzione con quelli che pensano che perché no picchiano, ja, io sto educando con l'educazione rispettosa. Okay? È difficilissimo, non sto dicendo okay, che dobbiamo diventare perfetti, non lo faremo, non ci arriveremo mai. In noi dobbiamo pensare di arrivare sempre a tutto. Però farlo un pochettino meglio, cavolo. Abbiamo tanta informazione, no? Nel nostro interno non ce l'hanno avuta, questa informazione, la neuroscienza, ormai fanno risonanza magnetica dove si vede l'effetto del cervello quando il bambino viene umiliato, viene. O il bacio, o quando il bambino viene baciato, l'amore, cioè proprio se vede ormai eh, già abbiamo le macchine perfette per studiare il cervello del bambino. Cosa succede quando viene lasciato piangere? Lo sappiamo, cioè andate a cercare, non credetemi in quello che sto dicendo, andate a leggere voi. Quindi la violenza crea ha un effetto potentissimo nel bambino, questa ricerca costantemente di approvazione questi adulti incapaci di dire di no quando in realtà vorrebbero dire no, non posso andare ma non posso dire di no, mi vergogno ho questa fa fatica a dire mi dai un abbraccio, ho bisogno di te ti chiedo scusa, perdonami amore mio ho fatto un grande errore tutto questo è violenza è quello che abbiamo vissuto da bambini non è che tu diventi così grande e magari non riesci a comunicare con tua moglie così, perché tu sei così nato così no e tutta la violenza che abbiamo subito. E, e, e noi lavoriamo, dico noi, perché c'è tanta gente dietro questo. No? Noi, cioè io sono una divulgatrice, quindi, eh, noi cioè, si lavora. Per, cioè io vorrei mettere un semino dentro la vostra testa. Io combatto ogni giorno contro la mia violenza. Io sarei una mamma violenta, io, sarei, io sono una rullatrice cronica. Porca l'occa se ci vuole impegno. Di quanta fatica è normale che io dico ma perché lo devo accogliere e dire amore mio hai ragione vieni piangi con me quando io direi basta perché a me non me l'hanno permesso a me non me l'ha dato questa dolcezza a me non me ne accorto mai un pianto a me mi offri offrivano altre schiaffe per smetterla o se no ne diano di più per avere dei veri motivi per piangere eh, io vorrei fare così perché mi sembra giusto. Io non l'ho vissuto, a me non me l'hanno dato, neanche a te te lo do perché questa è la genitore. L'idea infantile: questo è infantile perché rimango la mia infantilità. cioè, non so se la l'idea, sono un po' antipatica, adesso lo so. <ride> Ci tengo, ci tengo sempre a parlare di questo argomento perché credo che non basta mai. Non basta mai. E continuiamo in un mondo adultocentrico, un mondo dove la violenza viene usata perché io, se, se, se pensavo no, che, che, che la lettera entra con il sangue, no? se diceva così da di qualche parte, avete presente dove c'è scritto questa cosa? Ok, la lettera entra con il sangue. Ma... Siamo, cioè, neanche nessuna pro, cioè nessun mammifero. Io vedo basta. Guarda, è semplice. Volete? Oh, chiedo scusa. Volete, volete fare una cosa semplice? Andate, andate a vedere un documentario di National Geographic. Basta guardare questo per, per fare educazione rispettosa. Basta questo. Se non è sufficiente vedere come l'elefanta proteggono gli elefantini, vedere come la le leonessa proteggono i le leone, vedere come ogni mamma protegge il suo cucciolo. Basta cioè, questo per avere un, no? un po' di idea di quello che è l'educazione rispettosa, che è come la chiamo io. Quindi, ragazzi. Attenzione veramente, dovete arrivare a un punto di consapevolezza che vi permetta vedere la violenza che si nasconde in ogni gesto che noi facciamo senza essere connesse con le nostre ferite, con le nostre emozioni, ok? Con il nostro vissuto. Io non posso continuare a educare la cieca, alla cacchio dei cani, perché noi è vero, sono i nostri figli. Ma noi daremo, doneremo delle persone alla società. E se questa società fa schifo, come la gente pensa, a me non mi sembra che fa schifo, a me piace molto, ok? Non è colpa di che il bambino è nato così, no? È perché ci manca connessione e consapevolezza, ci manca conoscere a noi. È il regalo più prezioso che possiamo dare ai nostri figli e mettersi in discussione. E cercare la conoscenza di noi stessi ogni giorno della nostra vita difficilissimo Shoo, mamma mia quanto difficile facile no per niente assolutamente no però non c'è un'altra soluzione a mi dispiace dirlo io sempre dico e lo dirò sempre ma ogni volta che vi collegate sapete che io dico l'educazione rispettosa non è non è opzionale non c'è un'altra opzione io devo entrare nella mia consapevolezza a parte che ci fa vivere meglio in realtà, dopo che tu fai un po' de, no, de, de, di gavetta, <ride> un po' ah, ti fai tirare, ti tiri via tutto questo peso perché dice: ma, ma si sta bene così, si sta bene in casa così, mi sta bene anche quando si incavola la casera del supermercato perché non me la prendo sul personale. Quindi so, poverina, dirò: eh, Perché mi ha risposto male? Dico, boh, vera, chissà, avrà problema con il marito a casa non avrà come pagare l'affitto, poverina, quindi anche questo ci no? fa vivere meglio. Io penso che noi non dobbiamo puntare mai a essere genitori perfetti, ma dobbiamo essere genitori con persona consapevole e, e, e il bambino già sarà, no? respirerà questa consapevolezza e, e già le stiamo dando un dono meraviglioso. Poi gli sbaglieremo sempre, cioè, noi sbaglieremo sempre. Ci arriverà lì a 45 e mi dirà: Mamma, ma te, ha, hai fatto così? Io ho cagato, amore mio. Ti chiedo scusa, l'ho cagato di qua. Ho provato a fare due passettini, una caccatina di qua, una... ma io ho provato, amore mio. Io spero che tu lo faccia un pochettino meglio che ho fatto io, con i tuoi figli si deciderà a farlo. Ok, quindi il mio messaggio di oggi è questo: perché non, non possiamo continuare a fare come hanno fatto gli altri, perché mio papà era patriarcale, e allora io, eh, no? e tuo padre era così, e poi, cioè, avevi paura di lui, che senso ha avere un figlio che ha paura di noi? Io questa cosa non ho capito, cioè, non me lo ricordo la paura che sentiva di mia madre, la ricordo molto bene, e non mi piaceva, Magari, la, sì, quello che ho uscito io è, era molto visibile come violenza, ma quella che faceva ancora più male era quella invisibile. Quindi cercate un attimino di informarvi, di usare un po' il senso, il buon senso, di non so, non so, andate a leggere libri, non lo so, fate qualcosa, andate a scrivere fammi i treni, non lo so, fate qualcosa, ragazzi, vi chiedo per favore. Perché non si può vivere in una gentualità dove tutto sembra un sacrificio, un, una, una stanchezza, tutto sembra tirato dai capelli e ma che me l'ha fatta fare se io sapevo che questo era così. Ma oh, ci sta anche quello, eh. ci sono della gente che si sono pentiti, però non si può vivere in questa confusione che l'amore sia violento, no, no più vogliamo un mondo bello, amorevole là fuori, allora dobbiamo iniziare a casa nostra, punto. Non possiamo aspettare che il governo venga a cambiare le cose. Non so, io vi lascio questa robina lì. Magari faccio pensare nel weekend con un prosecchino, eh, un aperitivino a casa, perché non si può andare molto in giro. Però il mio semino di oggi era questo, ok? l'effetto che ha la violenza sulle persone cercate di fare un, una retro ispezione no? le persone che fanno fatica a dire di no questa cosa è allucinante. le persone che fanno fatica a dire la sua ne parlavo oggi con una, una mamma del family training che è diventata una mia amica mi dice adesso però ho tirato fuori No, non voglio piacere più a nessuno, voglio tirare fuori la mia a 50 anni, cioè... no, no a 50 anni, cioè noi dobbiamo, noi dobbiamo essere imparare a essere assertivi, a capire le nostre emozioni da quando siamo piccolini, perché no, se no non arriviamo a 50 anni messi così un po' travagliati, ok? <ride> ah. Cosa posso dire ragazzi? Vediamo, ci sono delle domande? Eh, prosecco vino rosso, vino rosso non mi piace, sai? Mi, 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 mi fa così, mi fa rimbambire mi addormenta. Prosecco mi ma un bicchierino, eh? non è che non possiamo bussare, dovremmo osservare di più i bambini, perché naturalmente sono predisposti ad avere l'approccio giusto, positivo e rispettoso. Assolutamente, come si risponde a chi dice che i loro genitori lo li hanno picchiati e sono venuti su, be su bene, anzi meglio dei giovani, giovani d'oggi e che i nostri bambini saranno solo bulli, non si risponde, si passa sopra, non dovete fare la guerra con queste persone. Dice eh, va bene, se sei contento così, io no, io sempre dico: eh, quando mi dicono ah, io sono tirato su così, io dico: Guarda, ti è piaciuto, ma guarda, non si può discutere con questa persona. Sai perché? Perché non sono neanche colpevole, loro non hanno la colpa di pensare questo, loro sono convinti. È la loro verità. Io sempre rispondo: quando a volte mi metto a rispondere che io ormai non perdo l'energia io ho deciso di non perdere più energia nella mia pagina a rispondere ai commenti negativi se riesco perché umanamente per me è impossibile rispondere a tutti i messaggi privati tutti i commenti per me adesso è umanamente impossibile se riesco rispondo solo a quelli positivi però io sempre dico guarda, io sono cresciuta come dici tu, a me non è piaciuto per niente io avrei voluto più abbraccio e meno botte ti avrei voluto più baci e meno botta. Se tu sei contento così è eh, ben, ben perché? Mi dispiace però che tuo figlio non lo sei tu. Quindi magari tuo figlio non vorrà la stessa cosa che tu hai voluto. Tu lo dici così a 40 anni, ma io me ricordo. Scusate, io sono sicuro che dei bambini tu piangevi. Però no, guarda, eh, mm, è difficile. Mm, mi dispiace perché magari se io non avrei fatto questo percorso di vita sarei lì a difendere le botte I, 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 e avere il prosciutto sugli occhi. Perché, ripeto, la violenza è proporzionale alla nostra consapevolezza. Se io no, se io sono cresciuto in un ambiente. Dove le patacche, le botte, come ho detto all'inizio, è normale? Allora io non posso vedere violenza, va in base all'umbrale di sopportazione delle violenze, nel senso moralmente, cioè tutti abbiamo una scala di valori, tutti abbiamo una scala di no, valori morali, quindi cioè ogni persona ha una scala, cioè chi può essere, non so, eh, darsi un bacio in piazza, può, può essere che non è. Per quella persona non è una cosa immorale, e per un'altra persona lo è. Quindi in base a quella scala di valore la gente considera una cosa violenta piuttosto di un'altra. Quindi le prese in giro, le offese, i le, le, le soprannomi, l'etichettare, le, 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 tutto questo cioè, si può no, mettere anche sulla violenza, eh, i. i, i. E chi lo dice, cioè, come se lo fai a capire a quella persona che quello che la sua famiglia era violenta e che anche lui è un violento, è normale, tu defenderai sempre, no? Quella situazione lì se non sei consapevole, se ci vuole quel passaggio, quel piccolo scoglio, <ride> piccolissimo scoglio di consapevolezza che una fatica boy. ok? e non si può obbligare a nessuno a arrivare a questa consapevolezza, non puoi obbligare tuo marito a vedere che le botte sono sbagliate, no, se lui non lo vuole vedere, a me dispiace, ma se fa fatica. Io credo che sia così doloroso pensare che i nostri genitori ci hanno fatto del male che a volte è necessario giustificarle per evitarci. Guarda Alicia, il, il cervello è troppo perfetto, lui è, 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 il cervello è così ci vuole tanto bene, questo cervello, ok? Che lui a volte diventa un po' pigrino allora fa più comodo dimenticare certe cose, mh? E che così ti fa meno male. Quindi a volte la gente non ricorda. Se io quando faccio le consulenze dico, ma. Tu ti ricordi una scena così? No, 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 io vado d'accordo con mia madre, no? E vedi questa fren frenesia, e, e deve avere il controllo di tutto, e, no? Il mio figlio deve essere così perché non mi ascolta una sola volta, una sola volta che mi ascolta. Io, ma il rapporto te? No, no, con mia madre no, no, tutto perfetto. Do dopo, se la persona vuole arrivare, dice, no, ma in realtà io... Hai ragione, ciao. Dopo ci arrivano, poi dopo io spedisco al psicoterapeuta e fa il suo lavoro. Però il punto è questo, è che ci vuole aprire gli occhi, ma per aprire gli occhi devono essere le persone stesse che vogliono cambiare la situazione. A me dispiace, noi non possiamo fare niente. Io solo cerco di seminare un pochettino di no, consapevolezza nel vostro cerebellino. Chi c'è che ha un po' di dubbio, magari si mette nella ricerca e magari gli arriva illuminazione. <ride> Però non possiamo obbligare la gente a essere consapevole. S sarebbe perfetto così perché cercerei non so a una, una so, un nutrizionista che entrasse nel mio cervello e mi faccia schifare la pizza e la lasagna e il prosecco e l'aperitivino ma magari <ride> fosse perfetto no quando mi dicono beh dovresti calare un po' di peso ma sì lo so ma sta zitto io la domani ci penso e mi mangio la pizza no <ride> cioè, ma guarda io capisco questa cosa perché adesso rido un po però quando io ho di fronte una mamma che è capace di fare una dieta, andare in palestra, stare perfetta, eh, no? e mettersi in forma eh? e mantenere un ritmo, no? un regime di salute perfetto, così un corpo spettacolare e così, poi dopo viene da me perché io dico facciamo il cambio, perché fa fatica a gestire le figlie, perché picchia, perché urla, perché non vuole fare questa cosa qua, io capisco la fatica. Eh? Capisco la fatica perché io dico... Ta. Si, se si arriva a questo punto no eh, cioè, mi impegno ma non ci riesco oh, è, è molto faticoso io faccio fatica a non mangiare la pizza ecco <ride> non so perché sto parlando di questo e la loro verità esatto anche se lo fa fai notari dicono che sono tutte cavolata che adesso questa è una moda sì certamente per fortuna è arrivata questa moda che io sono sicura che, <ride> che la che resterà io adoro il suo modo di pensare, il suo modo di spiegare le cose, grazie, Risa. A parte scherzi, più, sei più consapevole e quindi capirai anche se veramente no, ne vale la pena. Dove, dove tornerai più empatica anche con chi veramente ti è fatta saltare, il... <ride> soprattutto con i mariti. Come i mariti, però, ci vuole più, più, ancora più consapevolezza. Laura, ma sei tremenda. Come faccio a far capire al marito che le continua a e l'etichetta che le dice tipo imbranata non vanno bene? Quando glielo faccio notare dice che la vizio. Allora, Monica, la prima cosa, come dicono al family training, è smettere di fare la maestrina. Tu non devi dire più niente a tuo marito perché non lo capirà. Ok, Monica? Quindi tu devi cercare di essere filtro con la tua bambina. Quindi, occhio. Non si accetta mai la violenza, quindi si arriva a picchiare, tu intervieni perché anche tu hai il diritto di intervenire con un adulto sconosciuto che sta picchiando un bambino sconosciuto, figuriamoci con tua figlia. Quindi, amore mio, io capisco benissimo: fate un codice familiare, capisco benissimo, ma qua non si picchia, non si strattona, non si spinge e non si mette in punizione, se volete fare così. Se il, il papà sta picchiando il bambino, io intervengo, non posso permettere, non lo posso permettere perché io sono, io divento complice, tanto altro violenta, perché io lo sto donando a mio figlio, a, suo, a, a questo padre, a sfogare la sua frustrazione. Perché lo sapete che la frustrazione, quando io non so gestire le momozioni, la spaccata, sul, la spaccata, cosa ho detto? La sculacciata è la mia valvola di sfogo, ma questo non è educativo. Io picchio, pom, perché io così eh, no? scargo la mia incapacità emozionale, perché questa è la cosa. No? Quindi io intervengo, Monica. mia, Io non posso permettere che mio figlio venga picchiato. Okay? Se tu vedi due bambini che si picchiano in strada, non separi i bambini. Ok, io intervengo esattamente uguale. No, non lo picchiare. Sei arrabbiato? Vai fuori tu, papà, di 50 anni, 30 anni, respiri tu. Ma questo bambino non viene picchiato. Io lo difendo, ok. Ma se sono delle parole, se sì, questo diciamo eh, non so quelle, quelle offese, no quelle parole poco belle, io posso fare del filtro. No, magari dirle embranà, eh, papà dice embrana perché secondo me non conosce un'altra parola, però dai tranquilla, piano piano riproveremo un'altra volta, vero amore mio, parla con il bambino, dimentica di parlare con il papà, dimentica di dare l'istruzione, dimentica di fare la maestrina Monica, tu parla con il bambino, ti rapporti con lui, embranà, ma cosa è essere embranato? no? Le dice così anche scherzando, no? Il buon senso, il, il senso dell'umorismo aiuta moltissimo. Cosa è essere imbranato? No! è Quando uno è bambino e sta imparando tutto, vero? Vuoi riprovare? Riproviamo noi? Che il marito si incazza, che il marito dice, che è un problema del marito. Dopo le dice amore, mi dispiace, ma non, non posso permettere che le dice imbranato. O imbranato alla, alla, alla nostra bambina, ok? Ah. A me serve tantissimo sentire tu diretta anche se sono cose che ormai so, mi serve perché è un esercizio quotidiano. Grazie Alessandra, anche io come te sono una grande oratrice, cerco di migliorare, voglio migliorare. Ascoltarti mi fa avere la fiducia di farcela, te ringrazio. Ma ogni tanto però scappa a tutti, non siamo perfetti. Ma se può fare da soli o a quel punto rischi di voler strozzare ancora di più chi ti ha... Che stai... no, capito ma si può fare da soli o oh, a quel punto rischi di voler strozzare ancora di più che ti sta intorno. Laura, non ho questa cosa. Io sto leggendo di giù perché tutto vanno, magari hai commentato prima, io credo che sia così doloroso pensare che okay, certo ti si apre il mondo. Del... <ride> perché anche se noi non siamo violenza fisica, lui quando è arrabbiato puntualmente ci tira i calci e sì, gli diciamo di no. Limbo di tre anni. Carina, ci sono dei tanti video in giro. vai sul mio canale YouTube, c'è un video che si chiama il mio bambino non accetta il no. Mi fai, scusate la parolaccia, capricci. E poi c'è perché i bambini non mordono, ok? Anche lì puoi trovare probabilmente a questa età, è perché non hanno il linguaggio sviluppato e non hanno altro modo di dire che è incazzato. E ha il diritto di incazzarsi. E il bambino ha il diritto di brontolare. Okay? E noi dobbiamo ricordarci di questo, okay? c'è Oriana in giro lì che sempre dice che l'adulto è e il capriccioso. Ecco. <ride> Giulia, a volte sento che sto per scoppiare, ma cerco di trattenermi oppure mi allontano da mia figlia senza dirle nulla per ritrovare la calma. A due anni, come posso spiegarle che mi allontano a causa delle mie emozioni, e non per colpa sua? Così, con la verità. Esattamente, con la verità, Giulia, tu puoi dire, oh mamma mia, sono proprio arrabbiata, mi sta arrivando la rabbia così, mi sale, mi sale, vado un attimino di là a respirare, ok? Dopo torno, ok? Aspettami qua, amore mio. Perché quello che è successo, perché quando la gente fa così, no, non dico mai che lei è la le colpevole, perché in realtà non sono i bambini. Quando noi ci incazziamo, ragazzi, sono cazzi nostri, scusate il francesismo. Se io mi arrabbio, è perché io decido della rabbia, cioè no scusate, è perché io non so decidere la rabbia. La rabbia arriva, si attiva un sacco di ormoni, tutto questo è chimica, ok? Si arriva, attivano un sacco di ormoni dentro di noi che attivano un sacco no, di eh, hanno effetto neurovegetativo. Oh no, viene fuori il, il petto, aumenta la circolazione, ti viene fuori il dentino, velenato. Oh no, no! Cosa fanno i cani quando si arrabbiano? Fanno vedere tutti i suoi denti. Quindi, oh, ma sono io che devo gestire questa signora che arriva. Questa signora arriva de punta in bianco. Pum! si installa dentro di te in 60 secondi bomba di ormoni che ti fanno venire un nervoso ma come io la gestisco è un problema mio non è colpa del bambino mai poi mai il bambino sarà sempre vittima della violenza perché il bambino prime, prima non è quello che produce la violenza il secondo non può scappare da quel meccanismo di violenza quindi sono io che devo imparare a gestire la mia emozione. Carolina, ciao Ross, oggi sei riuscita a farmi piangere. Sono cresciuta a forza di umiliazione, violenza psicologica e fisica. Amore, mi dispiace. Però, dai, piangere ti fa pulire un sacco. Chiara, Ross, in famiglia di ci aiuta a capire perché a volte, senza volerlo, siamo insofferenti con il nostro figlio. mi ah, stai chiedendo Chiara se il family training io penso proprio di sì posso darti una mano ma Chiara tu sei dentro o no? Cioè, Chiara dice Rosy family ci aiuti a capire perché a volte senza volerlo siamo in sofferenza con i nostri figli non lo so c'è qualcuna mamma che è del family training cioè, secondo me non devo essere io a farmi la pubblicità però ti dico Chiara fallo <ride> davvero fallo fallo <ride> Come si risponde a che ti dice tata ta, dovremmo osservare le più i bambini no, sto andando giù perché tutto mi scorre in giù non è, non è cultura ma mancata di elaborazione dei propri vissuti infantili i libri aiutano ma non sono, non, non sono servono se non si è fatto un percorso personale non è che urli perché culturalmente si è abituato così ma perché hai un'aggressività che scatta in determinate circostanze che non è stata elaborata però a volte il libro ti cambia la vita, eh? Quindi io preferisco, eh, comunque, piuttosto che non fare niente, anche leggere un bel libro che ti fa vedere. Però sì, ci vuole un percorso di consapevolezza, non da poco. Assolutamente sì. Dobbiamo iniziare a casa nostra, giustissimo, non c'è altro modo. Anche il proscecchino ci stava, grazie. <ride> Sandra, ciao. Valentina. Prosecco e vino rosso. da fa anche in spagnolo. Simona, se tu parli spagnolo, allora te ti consiglio di seguire Laura Goodman, è la mia formatrice. Quindi, vai con Laura Goodman. Fammi entrare a rotazione. Ah, Elisabetta, un bacione. Io credo che alla base di tutto ci sia la cultura, che non riesce bene a argomentare perché no ha una base culturale. Reagisce di pancia, un po' come il bambino che si butta per terra e urla perché non riesce a dare un nome a quello che prova. Laura, sì. Allora, la cultura, io la, la chiamerei la ignoranza, non di offendere, sino di ignorare un meccanismo. Allora, quando noi eravamo. Antenati, cioè quando antenati quando noi eravamo antenati quando noi eravamo selvaggi immaginate i nostri antenati no? Inizia a arrivare la civiltà, inizia a arrivare un po la cosa no? E no allora i nostri antenati si comunicavano con l'emozione, no? L'emozione eh, sono esistite eh, sempre no? Con il nostro no? In tutti i, eh, i mammiferi ci sono le emozioni quindi so, c'erano presenti prima del linguaggio e allora la gente comunicava con l'emozione tu ci vedi una faccia De culo, oh, tu sai che quella persona è incavolata, no? E, tu, e stai comunicando. Se vedi una persona che sorride in qualsiasi parte del mondo, tu sai che sta sorridendo, che è di buon umore, che puoi entrare, che puoi parlare, ok? Se tu vedi una persona che piange uh, in Venezuela okay? o in Cina, tu sai che è triste, ok? okay. Quindi l'emozione era il nostro meccanismo di comunicazione che succede che arriva la civiltà e l'emozione le sono venuta negata perché tu dimostrare la tua emozione era praticamente di eh, continuare a essere un selvaggio quindi tu non potevi dimostrare quello che stavi provando perché veniva visto male devo cercare il libro dove l'ho letto questo non me lo ricordo però l'ho studiato quindi questa cosa che succede che l'emozione per tanti 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 secoli sono stati completamente sepolta dalla civiltà tu non puoi essere un selvaggio uno che si tira per terra è un selvaggio tu non puoi solo che noi senza informazione fino adesso fino al 92 Daniel Goleman sa che dire fuori il libro prima di lui ci sono stati tanti che hanno parlato dell'emozione adesso iniziamo a prendere possesso della nostra vera natura e allora giustamente la cultura non sapeva insegnare la gestione dell'emozione, anche se già nel 1900 se ne parla, però sto parlando già no? prima, prima, per secoli e secoli. Quindi è cultura sì, ma è stato tutto questo passaggio verso la civiltà. Quindi se sei civile, se sei un tipo civilizzato si dice no, si se sei... Sei, se non sei uno della giungla, tu devi dimostrare che sei un tipo capace di gestire le tue emozioni. Ma non si sapeva che mandando giù era creare l'effetto contrario. Quindi quando un bambino si è, si è per terra che ha due anni e mezzo, tre, non sa, era come i nostri antenati, non sa, non sa il linguaggio, non sa esprimere quello che sta sentendo, non sa chiedere in un altro modo, ok? Quando inizia a parlare, automaticamente la gente pretende che il bambino capisca, senza conoscere poi l'età evolutiva del bambino, il no? stato evolutivo del bambino. Quindi, se pretende troppo del bambino, senza avere la informazione. Ecco perché, per me, è importantissimo che il genitore sia formato per essere genitore. Io sempre faccio questo questa osservazione. Non è io ho studiato odontiatria 5 anni, due anni di specializzazione, poi dopo ho fatto una formazione per educazione aspettosa di quattro anni. Poi dopo ho fatto, cioè ci formiamo per tutti. Vuoi fare fotografia? Cerca un tutorial su YouTube e trovi tutte le indicazioni. Vuoi andare a fare turismo in Parigi? Te studi le la di Parigi, organizzi il viaggio, tutto il giorno andiamo qua, andiamo là, ma no, te stu cioè la gente non vuole studiare per essere genitore, perché poi mi dicono eh, non esiste il manuale. Certo che esiste il manuale, ragazzi. Ce l'abbiamo dentro di noi, ma quel manuale lì è scaduto. È scaduto. Perché tu vai a fare tutto quello che hanno fatto a te. E quello è quello il manuale che abbiamo dentro di noi. È dentro il nostro DNA. Come ti hanno trattato, tu tratterai il tuo figlio. Quindi quel manuale lì dobbiamo spezzarlo, punto. Eh, però ci vuole un po' di impegno eh, perché come io faccio l'impegno a non mangiare la pizza voi dovete eh? impegnarsi tutti ci dobbiamo impegnare tutti a non urlare e umiliare i bambini ma soprattutto essere molto molto consapevoli del nostro bambino interiore fare pace con quello che abbiamo vissuto ok cercare di comprendere di dove, da dove veniamo di dove partiamo ok quindi la cultura sì, hai eh, ragione Laura, per una parte ti, 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 sì, assolutamente sì. Eh, credo che è importantissimo far vedere i tuoi video e i corsi preparto. Ci stiamo lavorando, i corsi preparto, ci arriveremo anche quello. <ride> Perché hanno messo una faccina qua da de incavolato, ho detto qualcosa che era brutto, deve essere scioccante. Che cosa Sicilia, dovremmo la alla cacchio di cane. Sì, sì, perché educhiamo la cacchio di cane, hai ragione, è molto <ride> difficile. Io le ho viste, le risonanze magnetiche è il colore dove si vede il colore che cambia a seconda della violenza che subiscono i bambini, le conseguenze dell'adulto. C'è una dottoressa americana che adesso no, c'è una pagina Facebook che lei fa le risonanza magnetiche, non me lo Ernestina lo sai qual è? c'è la pagina dovete cercare c'è la pagina eh, facebook dove lei va pubblicando la risonanza magnetica perché lei fa questo studio qua e va insegnando come, come il cervello si, si come si attiva il cervello davanti all'amore alla carizia della mamma anche la violenza che, che ti adoriamo grazie Savina <ride> sì, eh, un gruppo mi adora un altro mi odia lo so no? <ride> lo so ma io sono qua sono cattiva Grazie a te Elisabetta. Quanti qua anche si stanno già facendo il fame di treni? Credo che un po', tanti. <ride> il problema è che prima di diventare genitore bisogna fare una bella terapia di, per capire se stesso. Ecco, hai detto tutto. Grazie, Ernestina, anche io ti voglio un sacco di vene. Oppure The Adolescente diventa rebelle. Fate tutto per contraddire l'autorità insegnanti, e il genitore. I critica gli altri per farsi notare. Alcuni adulti fanno ancora così. L'unico modo per farsi vedere è notare e contraddire la maggioranza. Allora Gloria, assolutamente sì per una parte, ma comunque dobbiamo conoscere le fasi evolutive dell'adolescente, quindi l'adolescente lo può fare. Perché a, sicuramente un, un processo, de, cioè l'adolescente la si deve staccare, quindi è una riveglione fisiologica, ma come tu dici, l'adulto però non dovrebbe rimanere. Allora, in di Train ne parliamo, nell'ultimo modulo parliamo della dietroide reattiva, no? E parliamo di quello che sono le. Le, diciamo il tipo di genitorialità, cioè il tipo del papà, c'è cioè il padre genitore forza, il genitore squadra, il genitore, squadre, il genitore... <coughs> mentore. No? E, e lì spieghiamo il family training che a volte rimaniamo proprio bambini dentro, cioè non riusciamo a tirare fuori la nostra, il, nostro, il nostro mondo di adulto, rimaniamo sempre bambini, perché fino a che il nostro contenuto non sono pieni in modo giusto e staremo lì a chiedere a chiedere a chiedere prima io cioè a me io no, io sono la prima che dice e dirà sempre che le mamme hanno bisogno del suo tempo di esclusività per se stessa ok si si può ma quando io mi ritrovo in quella situazione di sofferenza no di della mamma che fa fatica a stare con il figlio no la mamma che non vede l'ora di lavorare perché così si stacca la spina e poi Fa fatica a entrare a casa perché poi, per carità ognuno può lavorare, però ci, cioè, lo, avete presente no? che quando arrivi a casa, vedi tuo figlio, e vuoi stare lì no? a fare una overdose di bambino. Quindi, quando mi dicono no, perché io non ce la faccio? perché è, è, è perché noi stiamo chiedendo in modo infantile quello che ci manca. Quindi, io non, te, io non mi occupo di questo bambino H24, è immorale. cioè Non posso, ci sta però è un problema nostro, non è un problema del bambino. Quindi ci vuole cercare, ci vuole aiuto, ci vuole cercare il modo giusto, poi c'è chi non ci arriva, non ci arriverà mai, gli ah, in impazienza, ci sta, questo bambino crescerà con le sue ferite come siamo cresciuti tutti. Però quando tu entri nella consapevolezza, quando tu entri a un livello adulto, ok, maduro, tu ti rendi conto che in questo momento va così. Non sto a chiedere io al bambino quello che non mi hanno dato quando io ero bambina. Io, ormai miei i miei contenitori non lo possono più riempire, lo devo fare io. Si chiama autoeducazione. Noi dobbiamo convertirci nel nostro genitore, siano si mancato o hanno fatto quello che non ho potuto. Qua non si sta giudicando nessuno, ma sono io che devo re, auto-riempirmi i miei contenitori perché se io continuo a pretendere di riempire i miei, i, divento madre. Allora io vorrò fare di tutto di più, quindi prima io, prima io, prima io e dopo tu bambino, non mi puoi spaccare in marone. E questa è violenza. Non so se... Questo è stato un po' bruttino, eh? Chiedo scusa. Sapete che io mi gasso un po'. Devo andare, devo andare a prendere il mio cucciolo a scuola. Però sono d'accordo con te, Gloria, non possiamo rimanere infantile in corpi di adulti. Rossi, no? sì, quando una cosa è pericolosa tipo salire sui mobili, come faccio a farle capire è in modo carino senza che debba perdere la pazienza? Cecilia, semplicemente lo accompagni. Ah, vuoi salire su questo mobile? Sai cosa? Apriamo i cassetti mettiamo così, ta ta ta, le fai vivere l'esperienza. Una, due, tre, quattro, diecimila volte. Poi, dopo, mh, adesso però, lo mettiamo di qua. Poi dopo lo facciamo domani, certo sì che lo facciamo domani. Se no, giri il mobili contro, amen, tu devi mettere la cassa a prova dei bambini, ma il bambino non lo capirà fino a che non impara quello che deve imparare. E poi tu le puoi dire mille volte di no, ma il bambino proverà mille volte fino a che lui non raggiunge il suo obiettivo. Guardate che potenza che hanno i bambini, sono meravigliosi. hanno una potenza incredibile. Se noi adulti avessimo le potenze, no? la potenza, non si può dire testardaggine, no, non si può dire la, la, la volontà che un bambino, oh, immaginiamo la volontà di un bambino di tre anni a un adulto di 40 anni, 50 anni, oh, sai quante cose potremmo conquistare, è il mondo completo veramente. Mia figlia, due anni e mezzo mentre gioca per i fatti suoi, io mi siedo accanto a lei e lei mi guarda negli occhi, mi abbraccia e mi dà i bacini, esiste amore più grande? No, non esiste amore più grande è solo quello, sì allora si no: oh no aspetta come è che ci chiamano noi, quelle che promuoviamo l'educazione rispettosa, no non dico il nome perché se no sapete chi è, quindi meglio di no, credo che le sia perso il giudizio, forse la preoccupazione per quello è eh, quando ci sono altre persone reagisco in maniera meno eh, eh, quando ci sono le altre allora, noi siamo cresciuti con la vecchia educazione, come la chiamo io, questa educazione scaduta e arcaica, siamo cresciuti, cre ci, ci hanno messo dentro il nostro DNA con la violenza. sapete la violenza invisibile, che dobbiamo piacere agli altri perché tu smetti di piangere per piacere alla nonna, se non nonna diventa triste oh, smetti di piangere perché non diventa triste, o se no e smette di piangere perché diventi brutta. Quindi noi siamo cresciuti con questo martellamento mentale che dovevamo fare sempre quello che dicevano gli altri. Quindi quando tu vai fuori in piazza, ti trovi il vicino di casa, la tua amica con il marito, tuo marito, la suocera, la tua mamma, tutti intorno, tu dai il peggio di te con tuo figlio perché ti sconnetti completamente del tuo figlio e tu stai lì come una peccorina, non so più dire pecorina, scusate, non si dice quella cosa, come una foca, scusa, come una, una mamma che sta, che vuole fare contenti agli adulti intorno, non al bambino. E quindi se tu le lasci fare quella cosa lì al bambino, che le fai fare così a tre anni, quando avrà 18 sarà un le killer. Ah, tu entri in confusione perché il tuo comando interiore ti dice lascialo fare ma il tuo vagaglio infantile ti dice deve piacere agli adulti deve piacere agli altri quindi vai in confusione e questo è, un, questo è veramente micidiale per l'educazione rispettosa ma ci devo ciao Raffaella ci sei ci dobbiamo lavorare venite a fare family train, ragazzi che Mm? facciamo un bel lavoretto, due mesi Un martellamento come dice Raffaele azzurro eh? devo andare, mi voglio un sacco di bene ci vediamo mar venerdì prossimo che ho un'invitata speciale come so farsi capire senza urlare o essere impositivi io sempre dico fino a sette anni noi dobbiamo essere una guida per essere guida non dobbiamo essere impositivi o, o urlare. Immagina c'è scritto: una mamma che era una guida, veramente fa la guida turistica davvero. E, e io sempre uso questo esempio perché e deve, cioè, il, bambino, il bambino non sa come funziona il mondo. Quindi, poi farsi ubbidire a me questa parola mi fa nervosire perché no, cosa abbiamo i soldatini, non. Io sempre dico che l'educazione rispettosa <ride> ha un compito molto consapevole: che è portare il bambino a voler fare quello che deve fare, fra virgolette, ok? Quindi Anna Maria sicuramente spiegando, 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 si sì, è in pericolo, si ritira il bambino del primo, piange, punto, se consola, lo so amore, oh, si accoglie il pianto, lo so che vuole il cioccolatino, lo so che vuole attraversare la strada solo, lo so che ti vuoi lanciare del burrone, lo so che vuole toccare la, il forno che scotta, lo so amore, hai ragione, piange, piange amore mio, sì, ma non lo lascio, lo, cioè, non lascio il coltello, non lo lascio, no lo ritiro del pericolo, accolgo il pianto e accetto il suo brontolamento perché tu lo stai bloccando, tu mamma come te permette a non toccare la corrente, cioè, il bambino è, no, vuole esplorare il mondo, devo andare perché se no sto qua fino a domani mattina a parlare, quindi vi voglio un sacco di bene, continuiamo sempre venerdì alle 2.30, ci vediamo una settimana che parliamo, che creiamo di tante cose, ok? Ci vediamo, condividete questo video con gli amici. Ci vediamo alla prossima. Ah, vi aspetto, vi aspetto nel family training, che le iscrizioni sono già aperte. Un bacione! Ciao, ciao!